Parliamo di cose serie e di chi non ha mai bisogno di diete perché è sempre in linea, è sempre in forma. E nel caso specifico parliamo di Franco Grasso. Buongiorno, è con noi. Franco, guarda ciao. Là che bello. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Franco. Ben ritrovati, buon anno ragazzi. Anche a te Franco, ben trovato. Come va, come va? Ma benissimo. Avete iniziato bene questo nuovo anno? Diciamo di sì, dai. Diciamo di sì, siamo qua e siamo allegri il più possibile. Claudia, vedo, ti vedo raggiante. Cosa hai fatto? Ma questo, non so. Io quando sono qua in studio mi diverto sempre molto, per cui sarà questo che mi dà il sorriso. No, bene, bene, sono contento. Cristiano? Cristiano è qui, è qui. È lì. Quindi sto lottando con questa finestrina che non sta a posto, ma non importa, vedi, va un po' di qui, va un po' di là. Vedi, ecco, oddio. Forse sì. Vabbè. Ci siamo, no, dai, io la volevo siamo. Mettere di qua, ma vedi, non ci sta e lui se ne va sopra. E niente, sono così, castigato, non importa. No, stiamo parlando di sorrisi questa mattina perché proprio il sorriso di Daniela è l'obiettivo, insomma, di questa chiacchierata con Franco Grasso. È un'associazione, Onlus. Franco, ci vuoi dire qualcosa, visto che, insomma, sia io e te ne facciamo parte? Eh già, ci hanno coinvolto, Cristiano. È una bella iniziativa, il sorriso di Daniela è ormai superato l'anno di età, ha già fatto grandi cose per essere neonata, devo dire la verità, e ovviamente grazie al contributo di tutti, perché noi tanto comunque non avremmo fatto nient'altro che coordinare quello che erano i sorrisi in partenza dall'Italia e poi tramite i mattoni realizzare di nuovo i sorrisi dalle parti di Casala, che è una località a una sessantina di chilometri da Kampala, che è la capitale dell'Uganda. E sì, siamo riusciti a mettere in piedi questa maternità. Il problema grosso là, ovviamente, come spesso capita, sono i bambini, per cui insomma diamo la risposta alle mamme che mettono al mondo i bimbi, poi chiaramente spesso e volentieri, a differenza del nostro occidente, questi bimbi hanno dei problemi a crescere perché questi genitori vengono meno, e le guerre, ci sono state ancora parecchie guerre, per cui insomma in qualche modo ha sconvolto un po' quell'area dell'Africa, ma poi soprattutto l'AIDS, che sta facendo ancora tante vittime, perché non tutti possono accedere alle cure come invece succede in Occidente. Da qui ovviamente la voglia, il desiderio di fare l'adozione a distanza con le 210 euro l'anno, che quindi insomma è una cifra anche abbastanza, sì, è una cifra piuttosto accessibile, no? Insomma. Sì. Tra l'altro, ce l'ho scritto qua perché non voglio dire delle sciocchezze. Sì, si assicura la scuola, il vitto e l'alloggio per un anno intero. Cioè praticamente pensa. Questi bimbi che rimarrebbero appunto in balia delle onde possono continuare a studiare, avrebbero e avranno a disposizione i libri. Hanno a disposizione soprattutto un luogo sicuro dove andare a dormire e sicuramente anche tre pasti al giorno, cosa anche così che noi diamo per scontato chiaramente, ma da quelle parti di scontato c'è poco e niente. Per cui davvero una bella iniziativa quella dell'adozione a distanza, l'idea magari di regalare un fratellino, una sorellina ai nostri figli e vederlo crescere insieme, facendo magari sacrifici, chiedendo loro di rinunciare magari a un cioccolatino piuttosto che a un regalino, alla macchinina e quant'altro, e sapere che c'è appunto un fratellino o una sorellina che sta crescendo, sta diventando adulto, diventerà uomo e donna, grazie al contributo tuo, perché dei tuoi figli e poi ovviamente anche di noi adulti. È una bella cosa. Certamente sì. Ricordiamo il sito del Sorriso di Daniela, www.ilsorrisodidaniela.org, dove trovate tutti i riferimenti, insomma, per fare la donazione. C'è anche, si può anche donare il 5 per 1000, no Franco? Sì, certo. Ovviamente se non ci si vuole legare, diciamo così, sentimentalmente, sì, con un'adozione a distanza, si può dare un piccolo aiuto anche 3 euro, 5 euro, insomma, esatto, all'associazione. Avete visto, l'abbiamo toccato con mano, questi euro diventano mattoni, diventa prossimamente una sala operatoria, perché la maternità ormai l'abbiamo costruita, adesso dobbiamo invece mettere a posto la sala operatoria. Ecco, che quindi è il prossimo progetto, insomma, da realizzare. Certo.
E poi zanzariere, e poi prevenzione, per cui medicine che possono in qualche modo curare il problema della, delle zanzare che portano alla malaria da quelle parti, che è una delle prime cause di morte per questi bimbi. Franco, è un po' un discorso questo che stai facendo, insomma, che dovrebbe predisporre un'apertura un po' del cuore, no? Da parte delle persone. Noi siamo saturi di benessere, se mi passi l'espressione, anche troppo, e non c'è la mezza misura, perché se di qui siamo saturi, di là invece mancano proprio ancora le cose più elementari, no? Più basilari. Per cui, insomma, di soldi alla fine nessuno in questo periodo magari ha il portafoglio particolarmente gonfio, però basta anche una piccola offerta, un piccolo pensiero, no? Ma guarda, noi siamo gonfi più che altro di una cosa terribile, che è quella di dover rinunciare a qualcosa, cosa a quale non siamo più abituati. In realtà abbiamo avuto anni e anni di benessere, anche se era un benessere spesso fittizio, perché era fatto di carte di credito, di soldi che magari ci prestava la banca, no? Per cui era una ricchezza un po' così, un po' fasulla. E oggi invece ci ritroviamo davvero a pagare le rate di quella benessere fasullo che c'era prima. Però c'è anche veramente tanta gente, come spesso capita nei momenti di crisi, come c'è tanta gente che è rimasta indietro e ha gravissime difficoltà, e si cercherà ovviamente anche con il sorriso di Daniela di dare risposte ai nostri concittadini, perché di indietro di gente ne è rimasta veramente tanto. Dall'altra parte invece ci sono tante persone che con la crisi si sta arricchendo. Non sono poche, ci sono tante opportunità per arricchirsi in un momento di crisi. Ecco, magari è così, se si volessero così lavare la coscienza dando e donando qualche urino a chi ne ha bisogno, noi siamo a disposizione. In realtà, come tu sai, spesso e volentieri chi dona invece è proprio chi ne ha pochissimi e che così se li toglie dalla bocca e che li dà così in beneficenza. Invece i ricchi ricchissimi spesso hanno un po', come si dice, il braccino corto. Non so se si vede. Sì, si vede. Sì. Beh, speriamo insomma di sfatare questa cosa, e speriamo invece appunto che i ricchi siano ricchi anche dentro, no Franco? E non soltanto certo, nel conto corrente. La ricchezza interiore è quella cosa vera. Meravigliosa, insomma, Claudia. Già, è quella vera. Siamo è quella qua che ci auguriamo. Per ribollirla, riscaldarla, sì. Rifarla rinascere, per far venire fuori questa bontà che è così un po' assopita, magari un po' fuori moda, no? Un po' fuori moda, ma noi cerchiamo di riportarla a galla. Poi proprio nei momenti di crisi, secondo me, insomma, si ritorna un po' ai valori, quelli veri, no? Quelli sinceri. Quindi auguriamoci che anche questa crisi sia proprio fuoriera di questo, cioè di allora di ricordo buone cose. Il sito che è www.ilsorrisodidaniela.org, lì trovate tutte le informazioni sui progetti, sulle cose già fatte, su quelle che andranno ancora fatte. Insomma, per chi magari non ha grande disponibilità, l'abbiamo detto mille volte, basta una cifra anche simbolica, no? Perché così esatto, invece quella di un caffè. Per chi ha modo, insomma, e volesse in qualche modo approntare un'adozione a distanza, che è una cosa bellissima, Claudia, perché già solo mentalmente pensare che dall'altra parte, no, c'è un pupo o una pupa che già in qualche modo, insomma, tu gestisci alimenti, no, e si crea questo rapporto proprio bellissimo. Immagino. Si può fare. Quindi il sorriso di Daniela.org. Franco, per quanto riguarda te, come stai? Molto meglio, sono sulla strada della discesa, per cui sto in via di guarigione. Chiaramente è una guarigione abbastanza lenta, però attendere prego, io non ho fretta. La prova a costume riuscirò a farla sulle due gambe. Molto bene. È già la cosa che io voglio dire. Il problema è che star fermo e non consumare e mangiare tre volte al giorno è un disastro. Adesso cercheremo di trovare un compromesso. Beh, comunque è un bellissimo aspetto, come sempre, Franco. E sei una... Detto da una donna. Sarà Skype, sarà l'acqua. Ma no, no, sarà no, che no. Il po'... il nuovo anno. Ti garantisco di no, adesso lo dico anche per le ascoltatrici che non possono vederti, ma garantisco proprio sulla parola di donna che Franco è un gran bell'uomo. Ecco. E vai, care sì, chiappa donne. Su, chiappa su. Chiappa su di portacà, che non è mai abbastanza. Ma grande, no. Grande, grazie Claudia. Ciao Franco. Ricordati, prepara i bauli, perché sì, sì. Quel sorrisone che ti ritrovi, ti portiamo giù
in Uganda. Guarda, sai che io invece sono abbastanza commotiva, si dice dalle mie parti, nel senso che il mio sorrisone poi quando vede certe situazioni in realtà si spegne e scende la lacrima. Ma non è vero, ho anche la lacrima molto facile, così come il sorriso facile, c'ho anche la lacrima facile. Sì. Vedrai che è molto più semplice di quello che credi, non è drammatico come tu pensi, ma sì. Perché hanno un equilibrio veramente molto stabile, molto più stabile di noi, siamo noi gli instabili. Sicuramente. Ve lo ricordo, 210 euro l'adozione a distanza, diamo a questi bambini la possibilità di innanzitutto di curarsi, perché se dovessero ammalarsi ovviamente hanno delle strutture mediche nelle vicinanze, possono studiare, possono mangiare regolarmente, studiare. Sapete che cosa vuol dire studiare? Avere una cultura e costruirsi un futuro. È una cosa meravigliosa, noi glielo possiamo donare con 210 euro all'anno, non al mese, certo. All'anno. Che tradotto al mese per noi è davvero una sciapata, come si dice ad Ancona. Grazie per questa opportunità che ci avete dato. Grazie anche per il lavoro che fate tutte le domeniche all'Alzataccia. E vi auguro, ovviamente, non so, una buona Befana, posso? Sì, certo. Ma come no? La Befana porterà tanti dolcetti a Cristiano, forse un po' di carbone. Chi può dirlo? Fatto il cattivo? No, qualche capriccio. Va bene, so che sia. Ormai. Franco, un grosso bacio anche dalla Befana qui presente e speriamo di vederci presto. Grazie, grazie a voi per questo collegamento, davvero un bacione, ci vediamo presto Claudia. Sì, ciao. Grazie. Franco, buona domenica intanto. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Quelli del primo piano.